Ok, siamo in diretta. Salve a tutti, io sono Paul di Trimini e con me oggi Luca, ma intanto sai cosa noto Luca? Non sono usciti gli identificativi dei nomi, quindi è un crash totale globale secondo me del servizio, perché di solito quindi... qui, che faccio? Non riesco a indicarlo, e c'è scritto il mio nome e qua a fianco dovrebbe uscire il tuo, invece non è uscito nulla oggi. Vabbè, adesso provo un attimo a vedere se gioco con il brand levando, mettendo le cose, se compare tutto, perché non vorrei che... No, è proprio così. Niente. È una scusa per le presentazioni. Allora, fammi levare il banner, fammi vedere se levo il banner. Eccoli là! Oh, bello, eccolo. Ok, si è riattivato tutto, meglio così. Allora, sono insieme a Luca Cucinillo di Gamers Paradise. Luca, cominciamo dal dire come ci siamo incontrati. Noi ci siamo incontrati a Cassino Fantastica. E io fino all'altro giorno ero convinto che facessi parte di quel gruppo di ragazzi che presentavano i giochi che sono di Gaeta, e poi invece ho scoperto che tu non c'entri nulla, che diciamo li conosci, forse ti appoggiavi a loro perché eri con loro, ma sei una realtà differente. Quindi dimmi, vai. Sì, allora, io in verità li ho conosciuti sempre a Cassino Fantastica. Ok, quindi non male, è questa opportunità che ci ha dato la Kirby Academy per fare i stand e cose varie, insomma è stata una cosa molto interessante anche per conoscere nuove persone, perché grazie a loro abbiamo potuto conoscerci noi. Io ho conosciuto questi ragazzi di Gaeta che hanno il negozio a Gaeta, che vendono videogiochi, e sono veramente dei ragazzi in gambissima, anzi senza di loro, a causa di qualche problemino tecnico, insomma ci sono venuti in aiuto, e quindi niente, siamo stati benissimo e noi ci siamo conosciuti lì, perché a proposito, congratulazioni per il crowdfunding. Sì, noi ci siamo conosciuti lì perché io ero a Cassina Fantastica per promuovere il crowdfunding del mio libro, che è un livello di un libro che non esiste, devi spiegarlo e devi anche cercare persone che se lo comprino, che viene detto i supporter, però parliamoci chiaro, alla fine devono cacciare i soldi ancora prima che il libro esista, il che sembra... che ci vuole, invece no, è complicato, anche perché al giorno d'oggi c'è uno e più di uno, quindi c'è di tutto, e quindi ovviamente uno dice ok, è bellissimo il tuo libro, però aspetto che quando esce, il che è giustissimo, come fai a dire certo, no? Certo, quindi certo. Mettere insieme le persone è stato davvero complicato, però ci sono riuscito. Amici e parenti che mi hanno anche dato una mano, soprattutto amici e parenti che mi hanno dato una mano, e siamo arrivati ai fatidici 200, che è il numero minimo. Io intanto continuo il mio viaggio, se lo vedete dietro. L'obiettivo adesso è arrivare a 250, non so se ce la faccio per la fine del mese, però nell'ottica che comunque è un lungo percorso, che poi 250 dovranno essere 500, 1000, 2000, che ovviamente il libro si deve vendere, non è che mi fermo perché sono arrivato a 200, ma sono molto soddisfatto di questa cosa, e ovviamente ringrazio tutti e ringrazio anche te, perché partiamo al contrario, facciamo subito vedere che, eccolo qua, oltre a essere con me, tu mi hai anche, scusami, abbiamo oltre fatto a essere con me qui nel mio spazio, mi hai anche dedicato un articolo nel tuo sito, che chi volesse andarlo a leggere, c'è una mini intervista su quello che io ho scritto, perché l'ho scritto da dove vengo e dove voglio andare a parare. Ma oggi noi vogliamo parlare dei giochi, e più nello specifico dei giochi per computer, che è quello di cui, diciamo, principalmente tu ti occupi in questo ambito creativo. Poi è ovvio che ognuno fa anche altro nella vita. Allora, diciamo che più che per computer, oramai i videogiochi sono ovunque, ok? Addirittura ci sono videogiochi anche sulle smart TV, mini giochi, piccoli giochi in flash e cose varie. Principalmente il sito è nato come fonte di informazione, anzi, diciamo era un ospizio mio, perché conosco questa passione per i videogiochi e poi per la scrittura in generale, in secondario, abbiamo pensato io e degli amici di aprire questo sito ed essere completamente indipendenti da tutto. Fortunatamente sono 6 anni che siamo online, ci ha dato delle piccole soddisfazioni non indifferenti, e quindi continuiamo fin quando abbiamo voglia e fin quando ce ne sarà l'occasione. Detto poi questo... Luca, scusami se ti interrompo, per chi non lo sapesse, ovviamente, che magari non c'è ancora andato sul sito, ci sono le recensioni a tamburo battente, perché ne vedo almeno una al giorno,
almeno, perché in alcuni casi ce ne sono anche più di una. Quindi sì, comunque c'è un'attività che uno può sembrare amatoriale, però comunque è una presenza quasi da quotidiano, quindi ogni giorno ti scrivete qualcosa. Assolutamente, assolutamente, perché comunque gli sviluppatori, i publisher mandano anche i giochi abbastanza in anticipo, fortunatamente anche 15 giorni, 20 giorni prima, quindi ci danno il tempo di giocare, provare, scrivere e poi organizzare tutto. Quindi diciamo che è un bel lavoro, ci sono delle persone che mi danno un supporto non indifferente, lato social, lato struttura, scrivono e poi pubblico io, perché magari non sono molto portati per l'internet in generale, quindi io faccio solo da correzione e postaggio vario. È una passione che ci accomuna. Quindi scusami Luca, ti interrompo, tu hai detto questa cosa, cioè voi, con tutto che io ce lo tengo a precisare perché può sembrare banale, ma con tutto che siete un gruppo amatoriale, comunque avete gli sviluppatori che vi mandano i giochi per provare, giusto? Ho capito bene? Allora, sì, perché praticamente il mondo è fatto, cioè questo tipo di mondo, ma come quello dei film, serie TV, sicuramente manga, anime e quant'altro, è fatto da sviluppatori che sviluppano il gioco. Poi se sono piccoli come noi, si auto-investono da soli, quindi promuovono, spendono soldi per le pubblicità, parlano con i siti, interviste e tutto il resto. Se sono grandi case di sviluppo, come in questo caso Ubisoft, per esempio, prendiamone uno a caso, si affidano a delle agenzie. In questo caso Ubisoft, ho sbagliato, perché si auto-investe pure lei, quindi fa tutto in casa. E quindi noi ci affacciamo con l'ufficio stampa di Ubisoft, in questo caso, parlando, e insomma entriamo in contatto, loro ci mandano i comunicati stampa, i codici, ci invitano a fare anche delle presentazioni in anteprima, provare i giochi, recensioni e quant'altro. E quindi insomma, io leverei completamente l'amatoriale da quello che hai detto tu prima, perché alla fine è un vero e proprio lavoro professionale. Poi l'aspetto economico ovviamente arriverà e sarà ben volentieri gradito, però diciamo comunque voi vi approcciate a questo lavoro in maniera professionale, esattamente così, cioè come lavoro. Assolutamente, assolutamente, anche perché poi quando vai, vai, magari ti invitano anche a delle presentazioni ufficiali nei loro studi, no? Quindi alla fine tu, quando passi, anche se non hai il cartellino, di loro ti danno il pass per la stampa. Oh, piccolo errore. Può capitare. Quando ti danno comunque il cartellino per la stampa, quindi tu sei stampa, e a volte incontri persone da cui tu ti sei ispirato, no? Grandi giornalisti, intervistatori, streamer, professionisti veri del settore, proprio quelli che lavorano da 20 anni, e tu dici, cavolo, io sto qua insieme a loro. Magari siete solo 20 persone in tutta Italia che possono stare lì in quel momento. Quella è una grande soddisfazione, perché magari poi ci scambi quattro chiacchiere, comincia la cosa, per chi scrive, cosa scrive, cosa fai, cosa fate. È una bella soddisfazione. Si stringono un legame, comunque alla fine è fondamentale in qualsiasi mestiere. Assolutamente sì. Sì. Senti Luca, allora, vabbè, facciamo vedere anche il vostro sito Instagram, perché per il momento Facebook avete qualche problemino. Sì. Se lo trovate, lo vedete, è ancora visibile o è stato oscurato? No, è completamente oscurato. Io lo riesco a vedere, però non si rende pubblico, non si capisce questa cosa qui. Stiamo cercando di hanno capire. Un attacco hacker, diciamolo a chi magari lo dovesse cercare, e purtroppo stanno cercando di risolvere il problema con la pagina ufficiale Facebook. Ovviamente Facebook, ringraziamo Facebook dell'aiuto, che non esiste. Facciamo la mano pollicione. Grazie Facebook. Sì, purtroppo Facebook... credo che sia tra le peggiori, perché pure a me ho avuto un problema, mi sono ritrovato con un ban, un 28 giorni che i miei post non venivano visualizzati per una cosa inesistente, e non c'è stato alcun verso di farlo ritirare. Però è così, cioè, molti di quelli che sono sui social mi dicono, ma abbandona Facebook. Però diciamo che io ho sempre usato sempre solo Facebook e ho usato pochissimo gli altri. Quindi comunque per il momento... Perché è un bacino di utenza non indifferente, cioè al giorno d'oggi non conviene proprio abbandonare social importanti come Facebook.
che il fatto che tu ti possa spostare anche su altre piattaforme, sì, con il tempo magari uno, però certo. Come fai se c'hai una fanbase che ti segue su Facebook da anni, che fai abbandonarla? No, non si può. Però devo dire, migliorate un po' l'assistenza, per favore. Sì, soprattutto rendetela reale, perché secondo me è inesistente. Esatto. Cioè, prendete quattro persone in un ufficio in ogni nazione che si smazzano nazione per nazione, almeno facciamo una scrematura. Esatto. Perché secondo me arriva tutto quanto in Irlanda e vai, tutte le reclami di tutta Europa, immaginate chi ci arriva qua. Esatto. Secondo me è una grossa cartella che passa da incoming a cestino. No, arriva direttamente nel cestino. Io sono convinto che le grandi aziende che buttano tanti soldi in promozioni su Facebook hanno una bella assistenza. Ma guarda, non ti credere, io faccio di mestiere comunicazione e marketing e qualche cliente che ci ha speso bei soldi, ma non milioni, però che comunque nell'arco dell'anno 15, 20, 30 mila euro ce l'ha spesi, abbiamo avuto problemi ed è stato comunque difficile. Cioè, per esempio, a me mi sta arrivando il messaggio di Facebook che mi dice: parla con un nostro tutor per come devi promuoverti. Io vorrei uno che mi parlasse, con uno con cui parlare dei problemi che ho avuto, non di come spendere. C'è un certo Marco. Ciao, sono Marco di Facebook, perché non ci facciamo una... Ma mi ha scritto 6 volte questo Marco di Facebook. E sarà una persona vera che mi vuole spiegare come spendere di più. E grazie. È certo, ovvio. Forte. Cioè, non è che ci ma sì. Però... Vabbè, senti, torniamo alle cose belle. Male di Facebook, ci bannano. No, ma figurati, io lo dico spesso e volentieri, perché è un peccato, perché poi è un servizio che ha grosse potenzialità, però secondo me se ne è sceso tantissimo e adesso sta cercando di recuperare questo fatto delle stelline, delle chat, degli eventi a pagamento. Sta cercando un po' di recuperare quello che gli altri sono andati avanti, però vabbè, miglioreranno. Torniamo a noi. Allora, il motivo della puntata di oggi è di parlare di giochi per computer, per piattaforme, per console, per tutto quello che è il gioco, che come giustamente dicevi tu è praticamente ovunque. Però per legarlo sempre a questo discorso mio, che è quello del mondo della scrittura, dei fumetti o comunque diciamo un genere un poco più lato della carta, ti avevo chiesto, vediamo un po' qualche raffronto con qualche gioco che è partito dalla carta e finito sui videogiochi, oppure è partito dai videogiochi e poi è finito in televisione. E tu mi dicevi, vai, parla tu. Allora, diciamo che oramai il videogioco fa parte, è proprio un medium, un'opera d'arte, insomma, è un'opera, perché ci lavorano talmente tante persone dietro, a volte anche 1000 persone. E da qualche parte, a meno che non siano opere originali, si ispirano. Qualche volta invece il videogioco è che ha ispirato un altro tipo di arte, come il film o una serie TV, oppure qualsiasi altra cosa. Facciamo degli esempi. Ci sono dei videogiochi che sono stati ispirati da alcuni libri, ok? E... uno a caso, uno dei più importanti in questo periodo, The Witcher, ok? Quindi The Witcher è stato scritto ed è nato come romanzo, poi la CD Projekt ha contattato lo scrittore e ha detto: senti, perché non ci dai i nostri diritti che noi ne vogliamo fare un videogioco? E così è successo. Cosa che ha fatto? Il videogioco è tornato indietro, perché poi dal videogioco si sono spostati alla serie TV di Netflix, che ha ottenuto... Sì, proprio il caso di The Witcher è particolare, perché il libro non era molto famoso. Esatto. Il videogioco ha fatto il boom. Esatto. Però ha fatto il boom nel suo ambito, poi è andato in televisione, ha fatto il mega boom e mo tutti a leggere The Witcher. Esattamente, perché chi conosceva The Witcher? Nessuno, cioè pochi, sì. Magari e ha funzionato così, ha funzionato veramente alla grande, quindi diciamo che è una grande forma di investimento anche il videogioco, se comunque poi alla fine esce un videogioco bellissimo come The Witcher, che devo dire alzo le mani, è uno dei miei preferiti in assoluto, quindi non posso parlarne male, e di conseguenza sì, poi la serie TV pure è abbastanza fantastica e tutto il resto. Se vogliamo prendere un effetto forte, secondo te, da tecnico, in The Witcher gioco
la notorietà è valsa più per la bravura di sviluppare il gioco o per la trama? Allora, se fosse stato solo per la trama, diciamo che probabilmente non avrebbe avuto questo successo che ha avuto The Witcher, ok? Perché il primo capitolo di The Witcher per PC, ed era esclusivamente per PC, non era un grandissimo gioco, ok? Aveva molti problemi tecnici, un gameplay legnoso, quindi diciamo che la trama era quello che lo manteneva in vita. Il 2 invece è uscito su Xbox e ha fatto il boom, quindi già da lì si è cominciato a ingranare, avevano capito dove andare ad apparare bene. Con il 3 invece è scoppiato, con il terzo capitolo di The Witcher per console e PC è scoppiato, perché lì hanno fatto veramente cose mostruose, hanno creato qualcosa veramente di assurdo, è uno dei migliori, probabilmente uno dei migliori giochi che ci sia in circolazione attualmente. È ovvio che la base di The Witcher, che è un bellissimo mondo fantasy a cui è stato ispirato, è qualcosa di assurdo anche lì, quindi non dico 50-50, però un 60-40, 70-30 per gli sviluppatori che hanno bisogno di una mano abbastanza, hanno dato un aiuto non indifferente anche al brand di nascere. Ecco, quindi qui abbiamo... Non le avevo ancora mostrate perché ci hanno messo una vita a caricarle. Mentre noi parlavamo le foto non si caricavano. Vedi, questi sono tutti lì. Penso siano quasi tutti, forse ci mancherà qualcun altro che forse è uscito. Ogni gioco più o meno sono due libri, più o meno. Ok. Quindi non hanno inventato cose nuove, sono andati molto, sono stati molto fedeli al libro, cosa che magari ho trovato abbastanza distante dalla serie TV, cioè nel senso il mondo di gioco c'è, la fedeltà c'è, si sono discostati per qualcosina probabilmente per rimanere fedele anche al lato sceneggiatura, roba varia, cose che magari non potevano fare. Ecco, queste sono le copertine dei giochi di The Witcher. È stato fatto anche qui un grande lavoro, infatti la differenza l'ultima immagine invece per la serie TV, insomma, bellissima serie, assolutamente sì, bella serie, mi è piaciuta, mi piace, la sto guardando, anche se devo dire la verità, hanno tutte quante questo problema, ma li capisco, perché è un problema di budget, che sembrano sempre un po' delle telenovelas. Cioè, le cose che accadono sono poche e molto dilatate, diciamoci la verità. Ci vorrebbero i finanziamenti per fare gli Avengers, poi per fare una puntata con 8.000 effetti speciali, come i polizieschi che esplode una macchina ogni 10 puntate, perché se ne fanno esplodere una ogni puntata, il budget comunque... si duplica. Quindi lo capisco che è difficile poi fare cose molto di azione. Diluire un libro, un romanzo in 8 puntate, come sta facendo The Witch, insomma... ne devi far cadere di cose in 8 puntate. Sì. Dovresti fare stagioni da 30 puntate come succedeva all'epoca, magari 20 anni fa facevano una serie TV, una stagione durava 30 puntate, invece adesso hanno capito che facendo forse 8 puntate si spende di meno, si guadagna di più, e tu puoi dire che una serie ti dura 20 stagioni. Certo. Senti, ma non, mi pare che non hai messo le foto, ma il Trono di Spade, che adesso non mi ricordo qual è il nome ufficiale, è stato Game fatto anche quello il gioco, Game of Thrones, anche allora, Game of Thrones ha subito, diciamo, un trattamento leggermente diverso, perché nato come romanzo, serie di romanzi, è stato fatto la serie TV, è stata conclusa la serie TV prima del finale del romanzo che dovevano concludere. Si sta ancora aspettando un vero finale di Game of Thrones nel romanzo, forse arriverà un giorno, mentre nei videogiochi, vedi, quando abbiamo detto prima il fatto che gli sviluppatori devono essere bravi, ci sono stati dei videogiochi su Game of Thrones, alcuni anche su mobile, ma il mobile, insomma, a meno che non è un capolavoro di gioco, rimane lì. Mentre su PC e console sono stati fatti un paio di giochi, ma nella mediocrità. Sono... passati inosservati, diciamo, sì, così. Abbastanza inosservati, sì. Purtroppo sì. Mentre pure un altro fenomeno è questo qua di Assassin's Creed, che devo dire Assassin's la verità... Creed, qua possiamo stare a parlare solo di Assassin's Creed per un'ora.
Allora, È un'ora di Resident Evil. Assassin's Creed è nato come videogioco, però piccola chicca, Assassin's Creed non doveva essere Assassin's Creed all'inizio, doveva essere un seguito di Prince of Persia. Non so se conosci Prince of Persia. Come no? Ok. Prince of Persia 4 doveva essere Assassin's Creed 1, solo che poi si sono accorti che si stava discostando un po' troppo da quello che era Prince of Persia e hanno deciso di fare un gioco a parte, cosa che probabilmente è andata benissimo perché hanno fatto oltre 15 giochi e altrettanti romanzi. Anzi, a proposito, io che sono appassionato un po' troppo di Assassin's Creed, Senti, ma i romanzi di Assassin's Creed, sono visto che fedeli al li gioco. domini, Sono ah, fedeli al scusa, gioco. Sono sono fedeli al fedeli al gioco. gioco, ma la qualità di scrittura, perché mi è capitato, sai, quando vai in libreria di leggere qualcosa di Warhammer o qualcosa di qualche altro, li ho trovati sempre un po', cioè, scritti in maniera un po' superficiale, ecco. Questi come sono? Allora, Sono ben scritti? Sono dei veri romanzi? O vogliono solo dare l'idea del gioco? sono veri romanzi, perché comunque se tu leggi solo questo capisci la storia, ok? Se hai Ok. giocato il gioco invece è proprio tutta un'altra marcia, perché questo te lo divori, perché già sai praticamente tutto. Questo è praticamente C'è. Assassin's Creed 2. Anzi no, questo è Fratellanza, questo è Assassin's Creed Brotherhood, infatti Fratellanza. Quindi in automatico se tu hai giocato il gioco, questo qua è come se fosse una ripassata a livello Certo. di... Come scrittura è una scrittura molto semplice, perché si deve comunque mantenere la scrittura abbastanza semplice del gioco, perché deve rimanere fedele. Anzi, secondo me, con il romanzo dei giochi sono stati anche abbastanza bravi, che forse c'è più scritto nel romanzo che nell'intera sceneggiatura del gioco, devo essere sincero. Ci sono Quello anche delle deve chicche. essere per forza così, nel senso i libri devono sempre dire di più, perché sennò non ha Esatto, senso. esatto. Però è carino perché è un approfondimento di una trama che Sì, inevitabilmente nel gioco assolutamente. è più leggera, per forza di cose. Esattamente. E Assassin's Creed ha subito l'effetto opposto di The Witcher, per esempio. Nato come gioco, poi i romanzi sono usciti insieme, praticamente insieme, però è nato come gioco. E poi di conseguenza sono nate anche altre cose, come sono nate le serie anime di Assassin's Creed, i film, che non esiste per me, perché il film di Assassin's Creed è veramente spazzatura. Però vabbè. L'ho notato anch'io, l'ho visto per curiosità, ma. Ha solo il nome di Assassin's Creed, ma non ci azzecca quasi assolutamente nulla con Assassin's Creed. Un'altra chicca interessante, curiosità su Assassin's Creed, è che Assassin's Creed, la storia di Assassin's Creed, anzi no, è stato preso come ispirazione da un romanzo di Alamut. Non so se lo conosci. Questo romanzo si chiamava Alamut, dello scrittore Vladimir Bartol, del 1938. No, Ok? non lo conosco. Praticamente questo romanzo trattava di una setta di assassini che si trovava nell'antica Persia, diciamo. Che poi sarebbe Prince of Persia. Infatti l'idea era quella, poi si sono discostati un po' troppo ed è diventato Assassin's Creed. Dove all'interno di questo romanzo c'è la frase più importante di Assassin's Creed, il loro credo principale, ovvero niente è reale, tutto è lecito. E Assassin's Creed hanno questa frase, questo motto, diciamo, della confraternita, che è stato preso da questo romanzo del 1938. Quindi Ah, diciamo che hanno fatto un bel lavoro perché effettivamente ricorda Prince of Persia, poi esistevano realmente gli assassin che erano assassin perché usavano Assassin, l'hashish. infatti si chiamavano Assassin. Però ovviamente ci hanno buttato un po' di medioevo, questi vestiti anche un po' alla templare. Secondo me hanno fatto bene a discostarsi per creare qualcosa di nuovo. Infatti lì era la battaglia tra assassini e templari. I templari erano i Sì. cattivi, gli assassini erano i buoni, ognuno aveva il proprio metodo. Quindi i primi Sì, sì, Assassin's sì. Creed, non voglio dire che sono i migliori, ma sono i migliori a livello di tutto, proprio trama anche, erano molto più fedeli. Adesso invece probabilmente un po' le idee scarseggiano, un po' devono portare un po' la novità, hanno cominciato a viaggiare nel tempo, una volta nell'antico Egitto, qualche altra volta invece poi passano No, ma ai vedo che pirati. ormai è diventato proprio il classico romanzo d'avventura.
tipo gli autori che hanno un personaggio che vai, gli fanno fare tutto all'infinito, perché vedo che partono dal 258 dopo Cristo e arrivano al 1800. Allora, epoche, quindi... sono tanti personaggi diversi, ok? Quindi sì, praticamente ogni epoca è un personaggio. Abbiamo per esempio la saga di Altaïr, quella in acqua tutto, Terra Santa, per esempio, del 1991 d.C., e di Altaïr, uno dei primi assassini, diciamo, forse uno dei più importanti. Poi sono venuti in Italia con Ezio Auditore, che è il più famoso assassino, perché con Ezio Auditore ambientato in Italia, la saga è scoppiata, ok? Perché anche ci hanno inserito Leonardo da Vinci, Borgia, hanno fatto veramente dei lavori eccezionali per renderlo abbastanza fedele anche alla realtà. Poi hanno cominciato a saltare, quindi Parigi, dopoguerra, e ogni epoca aveva il suo personaggio, il suo assassino, come è giusto che sia, ovviamente. Certo, certo. E ovviamente ogni epoca c'era una missione, che poi c'era questi sono i giochi, giusto? Non sono i questi libri, sono... No, questi sono i giochi, esattamente. I sì, giochi, sono le copertine dei giochi, quindi sì, anche le copertine fatte molto simili a copertine di libri. Sì, abbastanza fedeli, sì, esattamente, sì. Come puoi vedere c'è sempre l'assassino in prima pagina, dove ti fa capire di che si tratta. Quindi... No, vabbè, poi è un'immagine molto, molto forte, quindi è giusto che ce la mettano. Poi identifica il prodotto e, esatto, e quindi esatto, sì, sicuramente è una cosa molto bella. Di questi, visto che il tempo vola, io vorrei vedere un attimo Tom Clancy, che è un autore... molto noto di libri, tra cui anche Caccia Ottobre Rosso, mi pare che è il suo, se non mi sbaglio. Sì, nella pagina successiva mi sembra che ci sono c'è sì, qualche libro. Io non ho avuto proprio il ah, eccoli qua. Sì, Jack Ryan, che è un personaggio che è stato anche riportato dall'attore, che questo qui che vedete grigio verso il centro. Lui l'ha portato proprio su Amazon Prime, mi pare, sì, la finanziaria, sì, l'ha sì, fatto sì, lui, sì, e mi è piaciuta molto la sua versione, perché Jack Ryan è stato fatto anche al cinema, è passato in televisione, ma le versioni cinematografiche non mi sono piaciute. Il suo Jack Ryan mi è piaciuto molto. E sì, Tom Clancy è uno scrittore. Con i videogiochi vanno molto forte, invece, perché... grazie ai libri di Tom Clancy sono nate tantissime serie di videogiochi, da cui la Ubisoft ancora oggi ne prende molto spunto. Ecco qua, per esempio, questi sono quasi tutti i giochi della Ubisoft, se non tutti, da cui si sono ispirati ai romanzi di Tom Clancy. Si parte da Rainbow Six fino ad arrivare a Ghost Recon, Splinter Cell, End War, AWACS, comunque... prendono un mondo di Tom Clancy e ne fanno una storia propria. Ne fanno... Sì, che poi tra parentesi lui parla sempre di guerra, perché se non mi sbaglio male lui è stato comunque un militare, è stato sì, ha un passato esatto, militare, quindi comunque parla di quello che conosce, ovviamente romanzato. Esatto. Ovviamente, però questo è il classico esempio di gioco che proviene da un romanzo, o perlomeno da un mondo del romanzo. Che poi è un po' quello che sta succedendo adesso, perché qualsiasi cosa vediamo su Netflix o qualsiasi piattaforma viene da qualcos'altro, o viene da un gioco, o viene da un film, o viene da un fumetto. Ormai grazie alla Marvel finalmente stiamo sdoganando anche i fumetti, che hanno tanto materiale buono che può essere riprodotto. Infatti adesso da breve uscirà Sandman, che sicuramente esatto, spero che sia un prodotto di qualità. Oppure Black Adam, che uscirà a ottobre. Black Adam, che uscirà per esempio anche a ottobre. Black Adam, vabbè, cinema, quindi quella proprio altissimo livello. Però anche intendo sulle varie piattaforme, le serie brevi, piuttosto che partire da zero, preferiscono fare l'adattamento di qualcosa. Il che comunque esatto, lo trovo comprensibile, che comunque sono investimenti molto più enormi. Semplice, anche perché è molto più semplice. C'hai comunque una fan base. C'è una fan base. Esattamente. Diciamo che non è un rischio che corri facilmente, anzi il rischio lo corri facendo una serie TV mediocre o scadente rispetto all'opera di base. Quello è il tuo quello, rischio. Io credo che lì c'è sempre qualcuno scontento, perché là sì, certo, la cosa è che tu devi capire che è un altro mezzo e quindi sarà sempre diverso.
Quindi ci sono gli amanti del libro che dicono non è fedele al libro, gli amanti del gioco, ma il gioco era meglio, poi quello che guarda la serie che non sa del libro e nel gioco che ti dice bellissimo, quindi lì è un po' a chiacchiappi quelli di buon cappona, esatto, che dicono che è tutto bello, quelli che tutto fa schifo. Vedevo Miss Marvel che hanno fatto quelle polemiche, leggevo oggi su Facebook, e addirittura hanno fatto le critiche al primo episodio un'ora prima che uscisse l'episodio, perché giustamente la Disney ha scritto ma come avete fatto? Cioè un'ora prima che uscisse il primo episodio in anteprima voi già lo stavate criticando. Sicuramente perché giustamente la stampa l'ha visto in anticipo per fare le recensioni degli episodi e qualcosa sarà uscito trapelato. Sì, sicuramente, però i poteri non sono gli stessi, è mai un adattamento, ma vivetevi quell'esperienza. Ma infatti, certo. Se volete, poi vi piace il fumetto, compratevi il fumetto. Bravo, leggetevi l'opera originale. Poi. Volete leggere più cose? C'è il libro, tante pagine ci mettono più roba dentro. Parlando se fosse di questo, stato un gioco... Parlando di questo, per esempio, andando a toccare un'altra opera, Resident Evil. Ci vado. Ok, vai, perché di qua pure possiamo parlarne tanto, perché chi magari segue Resident Evil lo sa che la serie TV che sta per uscire adesso, che sarebbe... Non è uscita già? No, esce a luglio. Quindi quelle che ho visto io sono tutte anteprime, non me la sto perdendo, mettiamola no, così. No, non ti stai perdendo niente, ok, questa sarà la serie Netflix, diciamo che anche qui sicuramente avremo tanta gente che si lamenterà, dovuto al fatto che i personaggi sono diversi dagli originali, nel senso che qui avremo un Albert Wesker di colore, e questo già dice tutto nel 2022, nel senso che Albert Wesker invece è biondo, con gli occhi azzurri, puramente tedesco, simil tedesco, quindi diciamo che già farà storcere il naso, però ovviamente che dobbiamo farci? Ce lo si vede lo stesso. L'importante è che magari il carattere, il personaggio stesso non sia troppo diverso dall'originale, che poi esteticamente possa essere diverso, amen. Ne faremo una ragione. A me un po' questa cosa del politically correct un pochino mi sta cominciando a dare fastidio, perché è partita come una cosa giusta, perché è giustissima, ma che deve essere per forza in un determinato modo, perché dobbiamo accontentare un po' tutti, no, perché l'opera originale è così, tu devi essere fedele un po' all'opera originale, cioè stiamo parlando un po', si snatura. Ah, diciamo che da entrambe le parti c'è le fazioni, chiamiamole, c'è follia. Io sentivo il fatto che Biancaneve doveva essere il nuovo Biancaneve, doveva essere senza i nani, perché poi allora è una forma di offesa. Ma loro sono nati così, nessuno li offende, ci sono dei personaggi in una favola, cioè allora buttiamo Willow, buttiamo tutto no, quello... butta tutto, perché tu qualsiasi cosa tu prenda offenderà qualcuno, qualsiasi cosa. Ma infatti sì, ciao Emanuele. Sì, ma infatti sì, come pure dover per forza mettere dei personaggi che siano LGBTQRSV. Cioè, ho capito, però addirittura certe storie vengono stravolte perché poi allora ci deve essere l'inclusività. Ma se tu prendi un libro o un fumetto degli anni 90 dove non era così, mettiamo il caso, ok? Perché allora lo devi per forza snaturare? Fate qualcosa di nuovo, esatto, fatelo con tutti i colori che volete voi e chi vi dice niente? No, infatti, ma chi se ne frega? Ma no, non è una critica, per carità, cioè nel senso è giusto che ci siano diritti pari per tutti, non stiamo parlando di questo, semplicemente il fatto che dà fastidio che un'opera che ha dei personaggi in un modo perché sono stati pensati, scritti e realizzati così vengano snaturati perché deve essere fatto in modo corretto, perché se no offendiamo qualcuno. No, se ti offendi non lo guardi. Bravo. Semplice, o se non ti piaci passa avanti. Sì, vabbè, comunque questa è una cosa che prima o poi andrà a scemare. Ma sì, speriamo, perché in questo caso si può cadere anche nella censura, cioè nel senso che non possiamo fare questo perché magari dà fastidio, allora ci censuriamo. La censura, tu lo sai meglio di me forse, che è uno dei peggiori mali che possa esistere per un artista. Di viverla più leggera la iniziamo a vivere più pesante di prima. Esattamente.
Questa qui invece è una serie anime di Resident Evil che è uscita l'anno scorso, che si Questa l'ho pone tra... vista, lo sai che mi è piaciuta? Allora, presa come serie standard, che Sì. era quattro episodi, mi sembra, ok? Sì, erano Presa come 4 o serie 6, diciamo così, 4. non è neanche tanto male. Però a livello di trama di Resident Evil in generale non racconta nulla di nuovo, perché si pone tra due episodi, se non sbaglio tra il 3 e il 4, tra il 2 e il 3, non mi ricordo benissimo, non racconta nulla di nuovo, quindi noi che attendevamo, noi fan di Resident Evil che attendevamo questa serie TV, insomma, siamo rimasti un po' delusi, perché alla fine dei conti è una mini avventura e allora finisce là. Però non è male, devo essere, non è male, è una computer grafica abbastanza realizzata A me è bene. piaciuta molto l'idea che comunque era una computer grafica che somigliava molto alla computer grafica dei giochi. Quindi questo mi è piaciuto. Poi io non sono esperto di Resident Evil, quindi ovviamente non sapevo tutte le sottotrame. Mi è sembrata abbastanza semplice, perché pure io che non sono espertissimo, comunque non dicevano niente di che. Però comunque ci sta, magari per avvicinare nuove persone al Certo, progetto. assolutamente, Chiamiamolo assolutamente. esca per avvicinare nuove persone al metal, Assolutamente. al mondo. Secondo me è stata Sicuramente, una cosa sicuramente. carina. Poi, proprio perché pochi episodi alla fine non disturba, fossero stati 18 episodi così, sicuramente Esatto, uno li sì. mandava a quel paese. Però, Sì. Questo è quindi ci siamo nei invece, film. questo è l'ultimo reboot che hanno fatto della serie film, ok? Qui è stato buttato tutto ciò che è stato fatto negli ultimi sei film di Resident Evil con quella protagonista donna, e qui si sono resi leggermente più fedeli al videogioco, anche se qua hanno fatto un pastrocchio esagerato mischiando Resident Evil 1 e Resident Evil 2 nello stesso film, proprio contemporaneamente sono accadute queste cose. Come film non è malvagissimo, perché è il film più fedele che abbiano mai fatto su Resident Evil. Ovviamente per i puristi anche questa è un po' una scemenza, perché i film e i giochi accadono in momenti differenti, quindi unirli, insomma. Però tutto sommato non è mai... Ecco qua, questi sono Guarda, a me i... la prima serie con Mila Jovovich qua non mi dispiaceva. Io ho visto i film e non so bene i giochi, mettiamola così. Però comunque ovviamente è tutto molto assurdo, quindi si capisce che chi si guarda questo film non si può aspettare una coerenza realistica dove una persona sola fa tutto quel bordello, al di là di Non abilità erano comunque particolari o molto quello che fedeli alla trama originale, si sono ispirati è. Sì. al E quindi mondo. comunque non mi sono mai sembrati, cioè, per quello che sono dei bei film. No, assolutamente sono godibili, cioè, assolutamente, sono abbastanza godibili. L'unica cosa è che non riescono a fare qualcosa di estremamente fedele. Questa cosa mi dà altamente fastidio, perché ci provano in tutte le salse possibili immaginabili, inventando cose, ma non riescono ad avvicinarsi alla realtà dei videogiochi, quando è molto semplice, cioè nel senso potrebbe essere molto più semplice per tutti quanti. Questi sono Mentre i i libri tu ne hai romanzi. letto qualcuno? Ho avuto la possibilità di leggerne qualcuno, se non sbaglio questo qui, Nemesis, in basso, che è Sì. fedele al videogioco. Quindi i Adesso libri magari sono un po' più fedeli. non so quale sia uscito prima, ma dato che vedo le copertine abbastanza vecchie, presumo che o sono uscite in contemporanea oppure un po' prima, un po' dopo. Però sì, è fedele al videogioco. Parliamo di un videogioco del 98, quindi Sì. sulla prima PlayStation 1, e quindi insomma, già all'epoca fare una divisione tra videogioco su PlayStation e Sì, romanzo era tanta roba, insomma. Bravo. era, diciamo che all'epoca si iniziava col nuovo millennio della computer grafica, finiva Bravo. un'era e stava iniziando una nuova. Quindi all'epoca sì, assolutamente. Sicuramente. Ma secondo te cos'è che proprio non. Io il gioco non ci ho mai giocato, che i film differiscono dal gioco e che quindi sbagliano. Già solo che parliamo di trama, cioè sono molto discostanti tra di loro, ok? Se prendiamo per esempio Resident Evil 1, che l'intero gioco si svolge dentro un'enorme mansione, un'enorme casa, villone esagerato, che si sposta poi nei sotterranei, nei laboratori di sotto, nell'ultimo film per esempio che hanno fatto, quello che stavamo vedendo prima, è solo una parte del film, che ci sta, e comunque non è fedele, non è per niente, quasi per nulla fedele al videogioco.
L'unica cosa è che ci hanno mischiato la trama del secondo, quindi hanno fatto un miscuglio che, se lo vogliamo vedere così, si può guardare. Se lo vogliamo prendere come cosa fissa di Resident Evil, no, mi dispiace. Purtroppo pure la serie TV che uscirà tra un mese su Netflix si ambienterà anni dopo Resident Evil, cioè tipo 10 o 20 anni dopo, 2030 mi sembra, quando Resident Evil 1 è ambientato nel 98. Quindi, beh, a quel loro punto a quel punto hanno messo un personaggio di colore, cambiategli nome e fallo fare un altro personaggio. Cioè, che se già mantieni il nome del... Esattamente, esatto. Anche se tu me lo sposti avanti praticamente di 30 anni, che senso ha mantenere lo stesso nome? Esattamente, anche perché nei videogiochi quel personaggio lì fa una certa fine. Invece tu mi stai dicendo che nella serie TV 30 anni dopo è vivo. Quindi... Ma forse è il figlio adottivo o è il figlio che ha avuto... È proprio lui, anzi addirittura nella serie TV c'ha due figlie. Quindi... Hanno proprio... Cosa sarà, speriamo che perlomeno... Però vedi, queste sono le cose che poi alla fine io capisco, cioè, che fanno arrabbiare. Perché a quel punto, no? Che ci voleva cambiare? Perché per forza mettere quel personaggio se addirittura voi l'avete spostato in avanti? A quel punto era meglio dire sono nuove persone che rientrano in questa realtà, appunto. Tanto alla fine è la struttura di gioco, è la struttura di trama che interessa. Metti una nuova gruppo di persone e fai quello che vuoi tu. Ma anche però almeno sai che è slegato. Nei giochi, per esempio, soprattutto gli ultimi due capitoli, sono personaggi nuovi, con l'avvento di qualche personaggio vecchio della saga importante che fa qualche apparizione così, ma tu principalmente stai usando personaggi nuovi, stai investendo su personaggi nuovi, perché giustamente tu dici sono arrivati alla fine, determinati personaggi hanno fatto una determinata fine, io che cosa metto? Metto dei personaggi nuovi. Invece tu mi stai riciclando l'ennesimo personaggio, l'ennesima storia, mi stai cambiando la storia di come va a finire la sua vita, per esempio, e allora cambia tutto. Sì, però, infatti, sono scelte che non capisco. Mi farebbe piacere essere a quelle riunioni decisionali, ma proprio da un punto di vista di creativo, per capire cosa è, quali sono le decisioni, perché non penso che poi sono decisioni prese così alla leggera o da persone incompetenti, quindi vorrei capire come mai proprio gli hanno delle scelte che sembrano così antiproducenti come rispetto a dire facciamo una cosa nuova. Non lo so, veramente è una domanda, sono cose che noi non possiamo sapere in questo momento. Sì, ma infatti è qualcosa, invece volevo chiederti, questo qui che non conosco proprio, Mass Effect, proprio mai sentito, proprio dichiaro la mia totale ignoranza. Allora, è un fumetto da corsa che è diventato un videogioco o viceversa? Viceversa. Mass Effect è una serie di videogiochi che è fantascientifica. Ecco, questi sono i videogiochi. Che è scoppiata anche questa, perché hanno creato un mondo, un sistema, anzi delle galassie esagerate, proprio una storia fantastica. Che ai videogiocatori è piaciuto tantissimo e poi l'hanno trasformata in altre opere come romanzi, fumetti, non so perché non esiste ancora una serie TV, ma probabilmente arriverà un giorno. Ma arriverà sicuramente, figurati se qualche piattaforma non se la accaparra. E quindi chi gioca... Ma questo sempre, scusami se ti interrompo, siamo sempre fine anni 90, giusto? Come stile mi sembra quello, sbaglio? No, il videogioco in verità è uscito intorno al 2006-2007, quindi... No, perché sti cofanetti così con questa grafica... Questi sono i libri, scusa. Sì. I libri con questa grafica un po' così mi sembrava più... Sai, no, i libri anni 90. No, perché io ho letto qualche libro... Questi sono i famosi romanzi tratti da videogiochi, ok? Questo stile è così, viene riportato in tante altre serie. Tranne Assassin's Creed, che usano questo stile abbastanza letterale, normale. Chiamiamolo così, no, proprio normale. Ci sono altri che invece usano questo stile così di foglio cartone, diciamo, proprio stile old, chiamiamolo così. Un'altra serie invece che forse ho più inserito è Metro.
Sì. Non so se la conosci. Allora, credo proprio di no. Eccola lì. Ok. No. Questa, che io ho i romanzi perché mi fa impazzire il mondo da cui è stato tratto, ecco, è un mattone, guarda. Aspetta, ma Veramente. Metro non è quello del russo? No, Esattamente, è esatto. Sì, lui? sì. Sì, Perché di mi sono ricordato di aver letto un articolo e la copertina era quella. Allora, spiega sì, un è po' lui. questa storia. Allora, praticamente è ambientato in una Mosca post-nucleare, dove le persone sono state costrette a vivere nelle metropolitane, che è l'unico luogo in cui si respira ancora. E praticamente i videogiochi sono stati ispirati da questo romanzo qui. Il boom, il videogioco fa il Scusami un boom. attimo, Luca. Io ho questo libro quando è uscito? Questa è una bella domanda, lo sai che non lo so, adesso te lo dico Ah, subito. vabbè, comunque penso 6-7 anni fa. Di più. E quindi aspetta, fammi fare le corna in maniera scaramantica, perché qua con i tempi che corrono realmente 2030, nucleare, sottoterra, facciamo le corna. Vabbè, finché rimane a Mosca, con tutto il rispetto, adesso non ci azzeccano niente, però ragazzi. Vabbè, comunque torniamo alle cose serie, invece alle stupidaggini mie. Dicevi. No, ecco. Quindi praticamente è il romanzo da cui proviene anzi no, a cui si sono ispirati per il videogioco, fa il boom, costringono lo scrittore a fare gli altri romanzi, i sequel. Quindi nasce 2033, 2034 e 2035, che sono una trilogia di storie, una storia che si autoconclude in questa trilogia. E da quei videogiochi hanno preso le basi. Devo dire che sia il romanzo che il videogioco viaggiano sui stessi livelli di qualità. Che poi tra parentesi io mi ricordo l'articolo che uscì perché se non mi sbaglio l'autore iniziò a scrivere online su no, all'epoca non esisteva Wattpad però qualcosa di simile che iniziava a Sì. scrivere online il racconto e tante delle persone che lo seguivano poi lui fu chiamato prima da una casa editrice che gli disse oh scrivi questo libro scrivilo bene e poi ovviamente è successo pure i giochi e tutto il resto. Esatto, sì, assolutamente, assolutamente. Qui è il caso in cui, ecco, forse il videogioco ha dato più notorietà ai romanzi come The Witcher, ma nulla da togliere perché sono opere fantastiche. Questo ed è anche abbastanza complesso come cosa, eh? Cioè, solo Sì, ti anche faccio perché se lo metti vedere. di dorso facciamo vedere che comunque è un bel Anzi, guarda. volumone, cioè. Giusto per ti far capire, questa è solo la metropolitana di Mosca e sono 900 pagine solo il primo. Che poi tra parentesi, se non mi sbaglio, non voglio dire un'ennesima cretinata, ma la metropolitana di Mosca, se non è la più grande al mondo, comunque aveva qualche primato. Mi ricordo che c'ha qualche primato, adesso non mi ricordo quale. Forse se non è una delle più grandi al mondo, ma penso di sì, forse è una delle più profonde, perché è Ah, immensa, forse è quindi una delle non più profonde, è vero. Mosca, controllo subito. ma sono immense, cioè veramente fantastico, fantastico. Quindi nulla da. Se poi adesso ci vogliamo spostare un attimo solo, che invece di trattare di romanzi, trattiamo di fumetti, io che sono non mi piace per nulla, parlando di Vai. Batman, qui abbiamo Un attimo. la sua controfigura, che non è proprio diretto, questo non è diretto da questo, ma è giusto per prenderli Aspetta, per li metto caso e così farti così. capire. Anche Ritorno fumetti. indietro, ricarico perché sono andato a controllare. Allora, Mosca, una delle metropolitane più profonde del mondo, e a breve, dice scritto 2023, avrà la linea più lunga del mondo. Non so cosa significa, però la linea più lunga del mondo. Quindi forse Ok. il percorso. Forse il Comunque sì, percorso mi con più ricordavo che c'era. fermate. Sì, mi ricordavo che c'era qualche prima. Allora, c'è qualche immagine di questi videogiochi? No, di Batman no, perché sulle immagini mi sono tenuto, diciamo, sui romanzi. Però, ecco, oltre ai romanzi abbiamo anche fumetti, manga, anime, tutto quello che vuoi. Insomma, tutto può essere videogioco e tutto il resto può essere preso da un videogioco. Sì, che poi tra parentesi metto questa immagine Ecco, della tua intervista.
la Disney da un bel po' che fa queste cose, ovviamente finalmente anche la DC l'ha capito e ha fatto un gioco con tutti i loro personaggi. C'è la Disney questo, che c'è quel gioco multiverso. Questo è Multiversus, in cui la Warner Bros. Sta cercando di prendere lo stesso favore degli utenti di Nintendo. Nintendo è stata una delle prime a fare questa cosa qua, che ha preso i suoi personaggi principali e li ha riuniti in videogiochi in cui se le danno di santa ragione. E la Warner Bros. Ha deciso di fare lo stesso e a quanto pare ci sta riuscendo, perché questo videogioco che ancora deve uscire ha riscosso abbastanza popolarità tra le persone, perché lo volevano, e la gente dice: se io mi meno con Super Mario, mi voglio meno pure con Batman. No, ma poi tra parentesi ci sta Scooby-Doo, cioè ci sono personaggi mitici, Tom e Jerry. Sì, Warner Bros. Ha dato tutto, ha detto: prendete tutto quello che volete, prendete tutti i nostri personaggi, e allora fate quello che riuscite a fare meglio. Immaginati se esce all'improvviso Mignolo e Dottor Prof che vogliono conquistare il mondo. È fighissimo. Assolutamente. Gli Animaniacs, cioè comunque, tornando al discorso iniziale, tu già c'hai una fanbase infinita. Il gioco è venduto da solo, devi solo farlo funzionare. Questo sarà free to play, quindi sarà gratuito. E loro... Che significa? È uno che non gioca da una vita. Ok, il free to play è un sistema di giochi, un sistema di gioco in cui il gioco di per sé è gratis, quindi tu te lo scarichi sulla console o sul computer e ci giochi tranquillamente. Tu dirai: dove guadagnano allora le case? Guadagnano sugli acquisti in app, ok? Tu prendi per esempio Candy Crush, finisci le vite, che fanno? Vuoi ricaricare la vita? Devi pagare. Allora loro che ti fanno? Ti dicono: io il gioco te lo do gratuito, ti do dei personaggi, però se tu vuoi la versione di Batman alternativa, che invece ti porta il costume nero e il trono bianco, ti devi comprare il pacchetto dei personaggi. Okay? Tipo Batman con i mutandoni a cuoricini sopra. Batman del 90, quindi, per esempio. Quindi questo è un formato che va molto bene nei videogiochi. L'importante è che non se ne abusi, perché poi invece di diventare free to play si chiama pay to win, e io pago per vincere. Sì, che arrivi a quei livelli complicatissimi che se non paghi, il che ci sta pure, però se pago poco, perché praticamente è come se mi comprassi il gioco. Però se poi deve diventare che ci devo mettere uno stipendio per superare un livello, no, quello no. Tra parentesi, mi hai fatto ricordare che proprio prima, quando ho acceso il computer, Discord mi ha scritto: ah, vuoi cambiare livello, compra il pacchetto. Quindi anche Discord fa la stessa cosa. Pack Nitro, praticamente, che ti permette di avere, che ne so, le emoji, cambiare foto profilo, foto cover profilo, per potenziare i tuoi server, tutto il resto, per la modica cifra di 10 euro. Infatti quello mi diceva, eccolo qua, che posso comprare gli adesivi emoji per salire di livello, che io non ci capisco niente, perché l'ho scaricato l'altra volta che me l'hanno consigliato, ma non l'avevo mai usato in vita mia. Però vedo che molti hanno questo spazio, sia su Discord o Telegram. Assolutamente, io l'ho scoperto nell'ultimo periodo di Discord, e devo dire che non me l'aspettavo così preparato e complesso e organizzato. Cioè, devo dire che per chi vuole fare stream, anche riunioni, io le presentazioni a cui mi invitano, la maggior parte, quelle telematiche, quindi la distanza, le fanno su Discord. Io pensavo, sai, Google Meet usano qualche piattaforma molto importante, invece no, usano Discord perché è nata come piattaforma per i videogiocatori, per i giocatori. Quindi, no, ma poi è molto... come piattaforma... oltre a essere graficamente accattivante, ma è veramente complesso. Cioè, io prima di collegarci Si possono aggiungere dei bot all'interno, dei programmi all'interno, alle chat, ai server in cui magari parte la musica. I widget, cioè proprio come un vero e proprio sito, un WordPress, cioè tu ci aggiungi quello che vuoi. Sì, puoi fare un sacco di cose. I server privati, io intanto lo sto guardando sull'altro monitor del portale. I server privati, cioè veramente è complessissimo. Dovrò capirlo. Me lo insegni tu. Qual è il problema? Facciamo qualche chat e ti spieghi le basi. Va bene, assolutamente. Dunque, allora, progetti per il futuro del sito e per dire alle persone: venite, 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 come le possiamo invogliare? Dimmi tu.
Allora, prima di tutto devono avere la parte aperta a tutti, anche per i curiosi, semplici curiosi, però dobbiamo dire che gli appassionati di giochi, videogiochi e quant'altro avranno pane per i loro denti, insomma. Per di più possono scriverci e noi risponderemo, ecco. Per i progetti futuri invece stiamo organizzando di aprire un canale Twitch prossimamente, se ci riusciamo a pensare, con calma, molta calma. E niente, Quindi seguitemi. se vi piace leggere, noi scriviamo. Questa è la versione cartacea, poi partirà anche una versione La versione video audio con Twitch. Non esattamente. siete presenti su YouTube, giusto? Siamo presenti su YouTube, abbiamo il nostro Ah. canale dove mettiamo semplicemente dei gameplay. È Abbiamo poco sempre più di Game 5. Paradise, giusto? Sì, non so se lo trovi perché non so perché esistono un sacco di Gamers Paradise, ma fanno altre cose. Paradiso, vedi? Non siamo noi. Trovarci è abbastanza complicato, pure io faccio fatica alcune Alcune volte va bene, questo non ce lo siamo preparato. Vabbè, no, metto il questo link in descrizione comunque. va bene, sì, Metterò il link in assolutamente. descrizione, così chi vuole vi può trovare su Instagram, su Facebook, la vostra pagina, no, Facebook no, al momento, su YouTube e la vostra pagina ufficiale. Intanto ricordo a chi ci sta guardando che c'è anche un articolo dove mi hanno dedicato un po' del loro spazio, che vi ringrazio, se vi va ve lo guardate. Tra parentesi ti dico che il mio progetto è un progetto cross browsing, come lo vogliamo chiamare, perché nasceva come sceneggiatura di un fumetto che non è mai andato in porto e poi giustamente, cioè no, giustamente a un certo punto ho detto no, mi piace troppo l'idea, provo a farne un libro. Chissà che non abbia fortuna magari un domani diventando un gioco. Ma sai che scherza, scherzaci, No, io non guarda scherzo, il problema è che che capisco la complessità della cosa. Però il passaggio fumetto io ci riproverò, prima o poi troverò qualcuno che ma spieghi. certo, guarda, questa può essere è ancora un luogo comune che prendono il videogioco come cose per bambini. Ok, ancora oggi ci sono molte Sì. persone che paragonano il videogioco a cose per bambini. Quando invece il videogioco ancora oggi, cioè oggi e in futuro, è forse uno dei medium che sta guadagnando di più in assoluto, ma roba, cioè cose esagerate con gli Io, e-sport, le sponsorizzazioni. percentuali di crescita del gaming è sempre 100, 200, 200, 300, 400, E mentre durante altre la cose fanno 2, pandemia, 3%. Vedo durante la sempre pandemia percentuali enormi. è scoppiata ancora di più perché giustamente la gente stava a casa e giocava. Ma a livello professionistico esistono tornei con milioni di milioni di milioni in palio e contratti con sponsor esagerati. Ma veramente Sì, esagerati. io l'altro giorno mentre guardavo un po' di cose ho scoperto che non lo conoscevo, Duma si chiama il gioco, quello lì dove c'era Doom? scritto, eh? No, Doom forse? no, si chiama tipo Duma The Game. Fammi vedere se è Duma o Dame. Fammi vedere, dai, sicuro che sto facendo vedere dopo qualcosa di sbagliato, vediamo cosa carica. No, vabbè, comunque il gioco è, adesso non mi viene in mente. Comunque è un gioco che chi ha vinto milioni di dollari. Che tu dici, vabbè, Ye Game, che fai? No, ma è un gioco che a parte fatto giocato tantissimo in tutto il mondo, ma poi la competizione è a nazioni, poi ci sono gli europei, poi ci sono Sì, i mondiali. mondiali, nazioni, premi in palio. Esistono tornei a squadre, tornei singoli, esistono i tornei di FIFA, di Call of Duty, qualsiasi Dota, cosa. ah ok, Diego, Ah, Dota, grazie. Dota, Dota. No, ma io sono inesperto. Intanto ho visto, allora, ma adesso questa cosa la voglio Diego, far vedere. Diego è un mio collaboratore, grazie Grande Diego che mi hai salvato, Diego. che stavo arrancando. Top. Io non l'ho capito, Ah, non e l'ho tra parentesi, studiato. visto che per fare queste cose ho preso un computer buono, e quindi è performante per i giochi, mi sa che mi farò qualche giocata. Perché questo gioco ovviamente è bellissimo. E pensavo alla complessità del gioco, in che senso?
tu dicevi viene pensato come gioco per bambini, è vero, o comunque come sciocchezza, ecco, se non viene visto come cose per bambini spesso vengono viste come sciocchezze, eppure i personaggi sono così caratterizzati nel dettaglio che sono cose che non si vedono quasi manco più al cinema. Esatto, sì. Ci sei tu qua? Che ti sei flippato? Niente, flippato. No, vabbè, però ci sei, okay. Ah, mi senti? Sono io che mi sono flippato. Benissimo. No, ti sento, però non ti ho perso. Perché, eccoti qua, ok. Perché comunque notavo questa cosa nel guardare questo gioco, perché mi ha incuriosito il fatto che si vincevano milioni e milioni, che è ovviamente bravissimo da essere reputato campione mondiale, e effettivamente dietro a un gioco di questo, al di là della complessità realizzativa, c'è anche un lavoro di trama, di sceneggiatura, di storia dei personaggi. Sì, non sono così superficiali come alcuni possono dire o pensare. No, assolutamente. Anzi, ecco, questo per esempio in particolare, Dota è un gioco che è in circolo da anni, quasi forse 10 anni. Non lo so perché non gioco a Dota, ma è stato migliorato, ecco, guarda, c'è un dettaglio alle cose, alle caratteristiche di ogni personaggio, alle regole del gioco, e tutto il resto è veramente esagerato, perché giustamente, essendo un gioco di strategia, ovviamente quando tu ti fai la tua squadra o devi fare delle determinate cose, soprattutto a livello professionistico, è tutto collegato tra di loro, è veramente fantastico. Sì, infatti magari non proprio per bambino, ma magari delle cose frivole, però effettivamente dietro c'è, veramente vedo nei giochi, perché ovviamente ci girano milioni e milioni, forse più di tanti altri settori come il cinema, che veramente c'è un'attenzione alla qualità dei dettagli, ma in ogni aspetto, ma la grafica, la sceneggiatura. Al giorno d'oggi io credo che nemmeno i fumetti hanno un livello così attento di qualità di immagine, cioè vedo a volte fumetti che si vede che sono fatti alla buona, perché poi magari si vendono poche copie, mentre magari invece un gioco può essere tutt'altro. Certo. Sono... Luca, tu riesci a rimetterti in cam? Perché se riesci... Ci provo, perché non capisco perché la mia cam ha deciso di smettere di funzionare. Luca è saltato. Allora Luca, mentre tu cerchi di rientrare, se no faccio entrare Diego, facciamo il cambio, facciamo tipo lo sparring del wrestling, entra uno, esce un altro, mi date lo scambio di mano. Io continuo a far vedere Dota, che è Dota 2 in realtà, perché suppongo che sia il continuo e l'evoluzione di un 1, e devo dire la verità, è un gioco che mi ha incuriosito soprattutto per la qualità del... Ce ne saranno anche altri, io non sono pratico del mondo dei giochi, ho smesso di giocare molto tempo fa, anche perché per lavoro uso spesso i computer, quindi quando posso faccio cose che non riguardano. Eccoci qua, adesso va benissimo. Stavo dicendo, io ho smesso di giocare da un bel po', perché comunque per lavoro e anche per studio ho passato molti anni vicino ai computer, ancora tuttora, quindi quando posso faccio cose che non siano inerenti ai computer, se no diventano 19-20 ore al giorno al computer, quindi sono un po' allontanato dal mondo dei giochi ed è rimasto quello dell'infanzia fino alle superiori, bene o male, poi per necessità di trovare tempo mi sono allontanato, però devo dire la verità, era guardevole la qualità delle cose che si fanno. No, assolutamente, anche perché qui, ecco, come stiamo dicendo, girano milioni di milioni anche intorno a questo gioco, quindi penso che ci saranno almeno 500-600 persone che lavorano solo per questo gioco. Quindi... Sì, anche perché team creativo è enorme, perché ogni personaggio ha le sue magie, ha le sue caratteristiche, le sue abilità, che questo poi è preso dai giochi di ruolo, quindi ovviamente hanno preso questi elementi, che secondo me è un'idea molto geniale come cosa, o forse una naturale evoluzione. Alla fine questi un po' sono dei giochi di ruolo... Riadattati al videogioco, sì.
qui ci sono i personaggi, i punti forza, i punti velocità, c'è tutto. assolutamente, assolutamente viene in atto anche strategie, ovviamente, quindi molto, molto strategico. Vabbè, eppure mi vedrete finire a giocare a Dota su Twitch. Perso completamente tra il computer, che l'uomo che non usciva più dalla stanzetta, mi chiameranno così. Tra lavoro, dirette e gioco. Vabbè. Senti Luca, allora io passerei alle domande. Così ti libero anche perché so che tu hai impegno e già siamo a un'ora e non ti voglio far perdere oltre tempo per quell'altra tua connessione che hai alle 7. Alle 7 c'è una Quindi conferenza da seguire fino alle 2 di notte, vai, oggi sarà vai, difficile. dillo brevemente così diciamo pure questa cosa che comunque è molto importante. E Che niente, praticamente conferenza? una volta l'anno, più o meno, effettua la più grande conferenza di videogiochi al mondo, dove vengono proposte le nuove console, i nuovi giochi, vengono fatti vedere e quant'altro, quindi di conseguenza Beh, sì, in California, Cupertino, dove la fanno? Los Angeles. Ah, Los Angeles, ok, A Los videogiochi Angeles. di Los Angeles. Videogiochi a Los Angeles e praticamente a causa del Covid sono 2 anni che viene effettuata a distanza, quindi loro fanno direttamente la conferenza, mentre prima c'era proprio i teatri enormi, quindi teatri enormi con persone, stampa e quant'altro, potevi anche provare il gioco sul posto. Adesso è un po' più difficile, ma quindi diciamo che ogni 2 ore inizia una nuova conferenza di un nuovo sviluppatore o publisher azienda che vuole proporre i propri giochi, e questa cosa dura per giorni, infatti finirà il 12 con Microsoft. C'è una sorta di rave, se da mai fermarsi. No, si fermano ovviamente, solo che essendo in America da noi è Certo. notte, magari a volte cominciano anche alle 2 di notte, lì invece sono le 6 di sera. Ma cosa vogliamo fare? Ognuno c'ha i propri orari, quindi è giusto così. Certo, La cosa bella figurati. è che ogni paio di mesi si spostano, quindi magari a volte vengono in Germania, a volte vanno in Giappone, riescono a fare questi bei cambiamenti, a contentare un po' tutti, ecco. Eh sì, eh sì. Dai, allora passiamo al modulo domande. Io Vai. sono pronto, tu sei pronto? Pronto.